Oggi volevo ricordare nuovamente come è stato importante che proprio il signor Presidente della Repubblica abbia ricordato quella che in effetti da noi viene sempre vista come una sconfitta, Caporetto. Sappiamo che dalle sconfitte qualcuno ha perso la vita, e però proprio grazie a quelle, anche alle tristezze, anche alle sconfitte, si può costruire un futuro migliore. E questo è quello, il messaggio che noi vogliamo veicolare in modo particolare ai ragazzi. Il ricordo ha un senso solo perché riesce a infondere nelle nuove generazioni dei valori, valori che sono quelli della pace, valori che sono quelli, ho voluto ricordare oggi, come possiamo onorarli con i comportamenti quotidiani. Non è importante solo oggi, oggi come in tutti i giorni della vita. Tutte le istituzioni che in prima persona devono lavorare per questo. È una giornata in cui ricordiamo tutti i caduti delle Forze Armate, è una giornata importante per ricordare il sacrificio di tante persone che hanno dato la vita per le libertà che esercitiamo quotidianamente senza accorgercene e che ancora adesso sono impegnati sia in Italia che all'estero, sia perché ormai la sicurezza non si fa soltanto all'interno dei confini nazionali ma anche fuori, per garantire e proteggere queste libertà. Il 4 novembre, un giorno per ricordare e non dimenticare gli eroi che hanno combattuto in nome dell'Italia. Beh sì, mi pare che questo sentimento ancora sia forte nel popolo italiano, non venga smaltito nonostante una serie di difficoltà, di bronci, diciamo, di irriverenze che vedo in giro rispetto all'unità nazionale per la quale concorsero i sacrifici di questi eroi e concorsero sia in fase, diciamo, di epilogo risorgimentale con la guerra del 15-18 e sia gli altri che apparentemente hanno maturato sconfitte con l'ultima guerra mondiale. E questo sentimento di vicinanza a loro, così come alle forze armate, pare che sia un elemento sostanziale in cui si incardina, su cui si incardina la libertà, la giustizia sociale, e bisogna incamminarsi su questo solco tracciato dagli altri. Bisogna anche ricordarsi che loro hanno fatto l'unità nazionale, che deve restare il dogma civile di una Italia che a volte vedo un po' reticente su questo aspetto unitario.